Grazie a tutti. Allora, come avete capito, sempre di più il nostro progetto è proprio quello di aprirci all'internazionalizzazione, cioè quindi un'apertura al confronto con il mondo, con l'Europa, con il mondo. E quindi siamo, oltre a essere felici di avere molte gallerie straniere in più rispetto agli anni precedenti, quindi c'è un trend positivo, ecco. Dall'altra parte, come un po' tutti gli anni scorsi, abbiamo anche costruito dei focus precisi su alcuni paesi, no? Ecco, già l'anno scorso avevamo per esempio il focus sulla fotografia ungherese e quest'anno viene di nuovo ribadito questo focus grazie a un accordo con Art Photo Market Budapest, e quindi con piacere ci saranno ben cinque gallerie nuove presenti in fiera che ci parleranno della fotografia ungherese. La cosa che mi sembra interessante è appunto che in fondo, in un momento in cui sempre di più ci sono delle difficoltà di relazione tra noi e i paesi dell'est, invece noi apriamo proprio come Milano a questa relazione, a questo confronto, a nostro avviso importante, sempre più importante in una situazione come quella europea che si nutre proprio del confronto e della relazione. Ecco, quindi la cosa interessante, sottolineo appunto alcuni autori, per esempio la Itzvan Mizrach Foundation presenta una mostra molto interessante proprio dedicata alle donne, alla vita delle donne negli anni 70, per cui ha colto lo spunto della nostra inaugurazione preview stampa dell'8 marzo per fare un omaggio alle donne, quindi uno spaccato della vita delle donne. Poi abbiamo My Museum, che ha un taglio molto specifico, quindi molto all'avanguardia, quindi è una galleria che si dedica proprio al rapporto con la videoarte, con la fotografia sperimentale, con tutto quello che sta andando verso, diciamo, un futuro. Sottolineo inoltre, che mi sembra molto importante, siamo anche molto onorati, che la Galleria Warfolk presenta assieme ad altri due autori il lavoro di Peter Kornis, che diciamo è il grande autore della fotografia ungherese. Peter Kornis ha avuto proprio di recente una grandissima antologica alla Galleria Nazionale di Budapest, che è senz'altro il museo principale di Budapest, affacciato sulla cima di Buda, affacciato sul Danubio. Quindi effettivamente un autore che mi veniva un po' scherzando da definire una sorta di Berengo Gardin magiaro, no? Ecco, perché è nato nel 1937 e ha documentato, il suo focus è sul mondo tradizionale delle campagne ungheresi della Transilvania, lui è nato in Transilvania, ma è ungherese di nazionalità. E lavoro che ha proseguito raccontando poi il lavoro, la situazione dei lavoratori in Ungheria e facendo attualmente, perché è ancora vivente e lavora con tenacia, un confronto tra il mondo delle tradizioni e il presente. Quindi vi invito a guardarlo, no, con una certa attenzione, perché effettivamente è un personaggio molto significativo per la fotografia ungherese e internazionale. Dopodiché, come l'anno scorso, abbiamo un altro focus significativo, a questo punto molto mirato. L'anno scorso era sulle Asturie, quindi parliamo di Spagna, quindi l'anno scorso era sulla regione spagnola, che è quella delle Asturie, e quest'anno sempre la stessa curatrice Monica Alvarez Careaga ci presenta invece uno spaccato significativo sulla fotografia delle Baleari, con un tema preciso sul tema della relazione, noi e loro, esplorazioni sull'identità. E quindi questo può essere anche interessante, perché ovviamente un focus sulla fotografia spagnola in generale diciamo un po' dispersivo, visto che gli autori spagnoli sono tantissimi, invece così è un assaggio, è una sorta di focus molto preciso. Un altro focus interessante, significativo, è quello fatto dalla Galleria Isola 17 di Verona, che
da quest'anno e poi in avanti ci presenterà sempre degli spaccati sulla fotografia contemporanea cubana. Ecco. E sottolineo appunto che la situazione cubana artistica è sempre stata una situazione molto ricca, molto intensa. Basti pensare per esempio alla mostra che c'è stata proprio nel 2016, Cuba tatuare la storia, che era stata fatta al PAC proprio sull'arte e la fotografia cubana. E quindi diventa molto interessante questo progetto, perché ogni anno ci presenterà giovani fotografi cubani selezionati dai cubani stessi, quindi da una giuria, diciamo, di critici cubani che li seleziona e ce li presenta. Quindi questo mi sembra molto interessante perché guarda anche al futuro. Poi abbiamo un Focus Africa, che è un piccolo assaggio, no? Di quello che sarà poi la mostra L'Africa contemporanea a Palazzo Litta, che è un po' disseminato in alcune gallerie. Intanto ci sarà una bella mostra alla galleria Semaphore, proprio di Siwa, no? E che quindi potrete cominciare già a vedere veramente la ricchezza, la vivacità, l'intensità di questo lavoro veramente energetico, che lui definisce un lavoro post-colonialista. Ecco. Poi abbiamo anche dei lavori sempre di autori africani alla galleria La Gens di Parigi, a Officine delle Immagini e a Kama, alla galleria Kaman Gallery di Amsterdam, un altro autore africano che è Kato Bolofo, che lavora sul tema della moda. E quindi abbiamo un po' una sorta di confronto, un inizio di avvicinamento alla fotografia africana che francamente sta diventando veramente sempre più ricca, sempre più interessante, e quindi ci sembra anche importante che Milano non solo guardi all'Europa ma guardi anche a tanti altri paesi del mondo. Vi ringrazio molto. Grazie.